Ah, Veronica, io sono rimasto colpito da Gedeone perché era stato così un valido condottiero nel portare gli israeliti alla vittoria e poi però commettendo quell'errore lì alla fine. Sì, quell'errore che non capisco perché l'abbia fatto. Chiediamolo a Don Mirko, dai. Esatto. Don Mirko? Ciao ragazzi, ciao Ale, ciao Ciao, Veronica. Di ciao. cosa stavate parlando? Stavamo parlando di Gedeone che è tanto un bravo uomo, ma alla fine ha Ah, fatto. sì, certo. E beh, mi ricordo l'ultima volta che vi ho visto, ci siamo incontrati, vi dicevo, Gedeone ha fatto tutto bene. Nonostante mille obiezioni, ha risposto alla chiamata di Dio di diventare un valoroso, un condottiero. Ha creato questo esercito, Dio gliel'ha ridotto di numero, ma comunque con la sua astuzia Gedeone, e grazie all'intervento di Dio, ha vinto una grande battaglia. Poi direi la figura più bella l'ha fatta quando gli hanno chiesto il suo popolo di diventare re, di far nascere una dinastia, e Gedeone ha capito tutto e ha detto no, non devo essere io a regnare su di voi e nemmeno il mio casato, i miei figli, ma solo Dio regnerà su questo popolo e questo è perfetto. Poi però Gedeone ha fatto un gesto, e cioè una sorta di idolatria verso un'altra divinità, che, dice la Bibbia, portò alla rovina la casa di Israele. Ed è il grande tema del libro dei Giudici, cioè che il popolo di Israele vive un momento in cui le cose funzionano, ma poi si inorgoglisce, non so cosa succeda, di fatto torna a peccare e naturalmente Dio lo punisce e gli fa capire che è sulla strada sbagliata. Quindi a partire da questo ultimo gesto di Gedeone sembrerebbe di capire che si apre una discesa, una strada in discesa veramente verso gli inferi. Infatti se voi seguirete ancora le letture sul libro dei Giudici vedrete come andiamo sempre verso il peggio, cioè sempre eventi più sanguinolenti, personaggi più macabri e vicende davvero sempre più negative. E siamo arrivati infatti adesso, come esito dopo la morte di Gedeone, alla vicenda di Abimelech e di Jotam. Vi dico subito che Abimelech in qualche modo è il personaggio negativo, Jotam è il personaggio positivo. Chi è che era Abimelech? Abimelech era praticamente il figlio di Gedeone. E questo Abimelech andò a Sichem dai fratelli di sua madre, i suoi fratellastri praticamente, parenti insomma stretti, e disse a loro e a tutta la parentela di sua madre: riferite a tutti i signori di Sichem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, tutti i figli di Gedeone, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono delle vostre ossa e della vostra carne. Quindi questo Abimelech vuole praticamente prendere lui in mano il potere e dice: ma preferite essere comandati da 70 persone con insomma i loro umori, eccetera, o preferite avere un capo serio su di voi? Quel capo serio sarei io. E quindi lui già indirizza verso la scelta nei suoi confronti. E quindi i fratelli di sua madre praticamente si piegarono a favore di Abimelech, perché dicevano: è nostro fratello, cioè nostro parente, del nostro sangue, vogliamo lui su di noi. Gli diedero 70 sicli d'argento e quindi gli danno del denaro, e con questi denari Abimelech crea un piccolo esercito personale, che però vengono definiti, vedete, uomini sfaccendati e avventurieri, quindi con un giudizio assolutamente negativo. Quindi persone violente, mercenari al suo servizio, pagati appunto con dei soldi che gli hanno dato. E infatti cosa fa questo Abimelech? Venne alla casa di suo padre e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, gli altri figli di Gedeone, uccise 70 uomini. Notate che la cifra 70 è una cifra iperbolica. È il senso della pienezza, questo composto di 10 e di 7. Quindi praticamente sterminò il suo parentado per avere solo lui il potere, quindi un gesto gravissimo. Chi è che sopravvive a questa mattanza, a queste uccisioni? Sopravvive solo il nostro Jotam, che vi dicevo già essere il personaggio positivo di questo brano. Ah, siamo sul capitolo 9 del libro dei Giudici. Allora, Abimelech ha ucciso tutti i suoi parenti tranne Jotam.
tranne Yotam, che è sfuggito perché si era nascosto. Tutti i signori di Sichem si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della stele che si trova a Sichem. Perché? Cioè, vuol dire male proclamare re? Esatto, Veronica, hai capito esattamente il discorso. Cioè, nel momento in cui Abimelech diventa re, con la sua violenza e la sua prepotenza, chiaramente qui potremo mettere il segno negativo nel nostro brano. Perché Gedeone ha fatto bella figura nel dire io non voglio diventare re, adesso questo figlio degenere di Gedeone invece ha fatto di tutto, anche tante uccisioni e tante violenze, pur di diventare re. E chiaramente diventa re già sotto un segno molto negativo. È molto negativo il fatto che uno diventi re. A questo punto Yotam, il sopravvissuto, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim, quindi salì in cima a questo alto monte, alto colle, e alzando la voce si mise a gridare, quindi vuole farsi sentire da tutti. E cos'è che dice? Racconta quello che è stato chiamato apologo di Yotam, una sorta di favola, racconta una favola che però vedremo è piena di significato. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo, regna su di noi. Ma rispose loro l'ulivo, rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico, vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico, rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite, vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite, rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo, vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi, se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Ma mi può ripetere un po' il significato di questa... Sì, è un brano davvero molto forte e molto bello. I protagonisti sono praticamente degli alberi, è una sorta di favola. E abbiamo in campo l'ulivo, il fico, la vite e poi il rovo. Praticamente gli alberi stanno cercando una persona che possa regnare su di loro, che possa governare su di loro. E si rivolgono inizialmente alle piante più belle, più ricche, l'ulivo, il fico e la vite. Nel mondo di Israele, nella Palestina, sono le piante nazionali. Pensate all'ulivo, pensate alla vite che c'è ancora adesso in Israele e pensate al fico. Tutte piante preziose che sostengono le persone, molto ricche, eccetera. Quindi, giustamente, per avere una figura al potere ci si rivolge a chi è tra i migliori. Quindi cominciano con l'ulivo e dicono regna tu su di noi per favore. Ma l'ulivo dice io già faccio un lavoro importante, io produco l'olio e con l'olio vengono unti dei e uomini, perché dovrei lasciare il mio compito, il mio servizio, andare a fare questo lavoro che è governare gli altri? Io sto bene dove sono, mi sento utile, sono prezioso come ulivo. Allora provano con il fico, dai vieni tu a regnare su di noi. E il fico dice io produco frutti squisiti, frutti dolci e preziosi, perché dovrei rinunciare a questo mio compito per andare a svolgere questa funzione di re? Niente da fare neanche col fico. Allora vanno dalla vite e dicono alla vite regna tu su di noi. La vite risponde e dice io produco l'uva e dall'uva si produce il vino. È qualcosa di bellissimo, perché dovrei rinunciare a questa bellezza per andare a regnare su di voi? Quindi chi è già buono insegna questa storia, non cerca il potere. Chi ha già robe da fare, chi ha già mestieri da fare e si sente utile in quello che fa, non ambisce a certe cariche, a certi titoli. Chi è che ambisce, dice questa storia al titolo? Il rovo. Dicono al rovo, vieni, regna tu su di noi. E il rovo dice, dai, potrebbe essere, ungete me re su di voi e rifugiatevi alla mia ombra. Vedete? Mentre le altre piante dicono, no, noi abbiamo già cose da fare, il rovo, che non ha niente da fare di buono, dice sì,
potrei essere proprio la persona giusta per diventare re su di voi. Anzi, vi dico, rifugiatevi tutti alla mia ombra, altrimenti, se non farete così, esca un fuoco da me e divori tutti voi. Quindi vedete già una minaccia. Il rovo che dice venite presso di me a rifugiarvi alla mia ombra, non dicendo che chi si avvicina al rovo si ferisce. E quindi vedete, questa storia ci insegna, ahimè, una lezione anche triste della storia, cioè che tante volte, o almeno a volte, chi ambisce a un certo ruolo di potere in realtà non è il migliore, ma è una persona che non ha niente da fare, perché non sa fare niente, non ha niente di utile da fare, da essere, e quindi cerca un titolo, cerca un'autorità. Chi invece si sente già utile e fa già un bel servizio si accontenta della posizione che ha. Quindi capite che questa storia è naturalmente una condanna fortissima della figura di Abimelech, perché Abimelech con la violenza è diventato re. Esattamente questo rovo che costringe tutti ad andare alla sua ombra, altrimenti li minaccia di morte, di estinguerli nel suo fuoco e nella sua ira. E naturalmente dopo queste parole Jotam dice: avete sbagliato a proclamare re Abimelech, adesso nasceranno un sacco di problemi. E infatti nelle sue parole Jotam dice: voi di Sichem avete voluto re Abimelech, vedrete che fra un po' farete rissa, litigio tra di voi, e questo distruggerà sia Abimelech sia i signori di Sichem. Quello che infatti poi succede: Abimelech dominò su Israele 3 anni, poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i signori di Sichem, e i signori di Sichem si ribellarono ad Abimelech. Questo avvenne perché la violenza fatta ai 70 figli di Gedeone ricevesse il castigo e il loro sangue cadesse su Abimelech che li aveva uccisi e sui signori di Sichem che gli avevano dato manforte per uccidere i suoi fratelli. Quindi vedete come alla fine, come si dice, i nodi vengono al pettine. Praticamente questi signori di Sichem, pagando, foraggiando Abimelech, gli hanno concesso di diventare re. Abimelech ha ucciso tutto il suo parentado per essere solo lui al potere, ma nelle parole di Jotam, quando tu ottieni il potere in questi modi così falsi, così di convenienza, eccetera, alla fine questi alleati si scontrano tra di loro. E infatti qual è stato l'esito della storia? Che i signori di Sichem si sono ribellati contro Abimelech, Abimelech a sua volta li ha rincorsi, li ha uccisi, li ha massacrati, e insomma ne ha risentito sia Sichem sia Abimelech. Una strage continua, violenze continue che noi non leggiamo oggi, ma che sono raccontate nel libro dei Giudici, per indicare che quando il potere viene ottenuto con la violenza non può che partorire ulteriore violenza, vendette e odi che non finiscono più. A un certo punto arriviamo naturalmente anche alla fine di Abimelech, perché un personaggio così negativo, capite anche voi, che dovrà avere una fine disgraziata. Un personaggio che ha ucciso per diventare re contro la volontà di Dio non potrà che avere una fine disgraziata. E com'è la fine di Abimelech? Abimelech sta praticamente per cingere d'assedio una torre nella quale sono rinchiuse alcune persone, probabilmente vuole dar fuoco alla torre per far morire nel fuoco tutte le persone che si erano nascoste dentro, ma una donna gettò giù il pezzo superiore di una macina sulla testa di Abimelech. Dall'alto della torre, 20-30 metri sopra, una donna tira giù una grossa pietra e colpisce Abimelech in testa, gli spaccò il cranio. E vede da un'altra donna che salva la situazione. Brava Veronica, abbiamo un'altra donna dopo la figura di Deborah e dopo la figura di Giaele. Abbiamo qui nel libro dei Giudici una terza donna che con una pietra lanciata ha fatto centro e ha colpito Abimelech in testa. È evidente che qui risalta anche la stupidità di questo Abimelech, che non si è reso conto del pericolo. Aveva in pugno la situazione, eppure praticamente muore anche come conseguenza di questa azione di una donna. Vedete allora come nel nostro libro dei Giudici, qui naturalmente con Abimelech, non abbiamo un giudice, ma abbiamo un salvatore, perché mentre i giudici normali hanno combattuto per Israele per liberarlo dai nemici, Abimelech è esattamente il modello opposto. È una persona che non ha aiutato a combattere contro nessun nemico, ma con la sua vita e il suo operato ha fatto in modo che Israele combattesse al suo interno. Quindi, per dire, è esattamente qualcosa di
tremendamente sciocco, stupido, di aberrante l'atteggiamento di Abimelech. E tutto nasce, se voi notate, dalla sua volontà di avere il potere, di diventare re, quando invece Gedeone aveva detto no, solo Dio è il re di Israele. Ci potranno essere dei condottieri, dei liberatori, persone però scelte da Dio, non persone che fondano una dinastia. E Abimelech invece, pur essendo figlio di Gedeone, è un figlio degenere e non ha capito la cosa. E qui abbiamo anche già davvero una svolta in senso negativo, una china molto brutta nel libro dei Giudici, e vedremo che andando avanti le cose andranno, se possibile, ancora peggio. Però questa è una storia che ci insegna molte cose. Ad esempio qui di non rincorrere il potere con tutti i mezzi e anche con la violenza.